si chiama Spartacus Reset, l'operazione che ha visto impegnati circa 200 carabinieri di Casal di Principe con elicotteri e unità cinofile dalle prime ore dell'alba per l'esecuzione di 40 misure cautelari emesse dal GIP di Napoli nei confronti di vertici e affiliati del clan dei Casalesi. Tra i destinatari del provvedimento, due dei figli del boss Francesco Schiavone detto Sandokan, Carmine e Nicola. Le accuse vanno dall'associazione a delinquere di stampo mafioso all'estorsione, ricettazione, detenzione di armi, reati aggravati tutti dal metodo mafioso. Gli arresti sono stati eseguiti nelle province di Napoli, Caserta, Avellino, Lecce, Terni, L'Aquila, Cosenza, Cuneo, Prato, Frosinone, Trapani e Taranto, mezza Italia dunque. È così che il controllo del territorio del Casertano, un tempo governato dal gruppo del boss Francesco Bidognetti, detto Cicciotto e Mezzanotte, detenuto da anni al 41 bis, era passato nelle mani della cosca che fa capo a Francesco Schiavone, anche lui dagli anni 90 al carcere duro, ma ancora la famiglia di punta dei Casalesi. Carmine Schiavone è anche stato il reggente del clan fino all'arresto e l'estensore materiale di alcuni libri contabili sequestrati e di una lista degli affiliati che percepivano lo stipendio e degli imprenditori che versavano il pizzo. Lista aggiornata al 2013 ed ora nelle mani dei PM e dei militari dell'arma. Ancora una volta desidero complimentarmi con l'arma dei carabinieri per la vasta operazione che fin dalle prime ore di questa mattina li ha visti impegnati per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di oltre 40 persone ritenute responsabili di vari reati aggravati dal metodo mafioso. Queste le parole del sottosegretario alla difesa Gioacchino Alfano, un'azione magistralmente condotta dai carabinieri, ha ribadito il sottosegretario, che ha contribuito affinché fossero assicurate alla giustizia persone dedite alla criminalità organizzata e al delinquere.